quando, prima che arrivasse, mi ero informato. Avevo parlato anche con Bisoli, che l'aveva allenato, quindi, e mi dice: guarda, ha delle caratteristiche importanti. È un giocatore che già dal punto di vista fisico è pronto a giocare con i grandi. Poi si è presentato, è chiaro che nel momento in cui ti presenti e vieni da Padova e ti trovi a Bari, non so quanti chilometri sono di distanza, ma sono tanti, a 18 anni è chiaro che ti devo aspettare inizialmente. Quindi inizialmente non c'erano delle perplessità, ma tu lo vedevi che era un pochettino indietro, insomma. Poi man mano anche per assurdo lui mi diceva che il suo ruolo preferito era quello di esterno alto di destra, e io dicevo: ma a me mi sembra di sognare. Invece la realtà è che può fare l'interno di centrocampo, perché ha qualità per poterlo fare, ma probabilmente il suo ruolo è questo qui, dove ancora deve assolutamente migliorare, perché non posso perdere gli anni di vita a richiamarlo ogni volta per tornare indietro, perché voglio dire, capisco Floriano, no? che non torna ogni tanto, ma che non torna uno dal 2000, mi fa perdere qualche anno di vita. Quindi mi auguro che riesca al più presto a capire che anche lui deve, in maniera preventiva, tornare un pochettino, farlo lui, cioè, capirlo lui, cioè, perché dopo fa degli sforzi impressionanti che può lavorare 10 volte di meno, ma questa è una questione di tempo e è questione di gestione dell'età, è normale.